numeri parastatali domani 15 febbraio 2024 ore 21 del 14 curva sud Milano. Intanto domani è la vostra festa, siete tutti single, anche voi che pensate di essere accoppiati in realtà siete single, chi vi vuole, ma chi vi vuole, nemmeno i chihuahua vi vogliono. Domani prendiamo il nostro cammino europeo e vediamo di comportarci come si deve, vediamo di comportarci come si deve, che è una competizione fondamentale, perché è l'unica coppa che ci manca, perché ci permetterebbe di arricchire il nostro palmarès europeo, visto che siamo l'unico club calcistico italiano con 18 trofei internazionali, che ci permetterebbe di giocare una supercoppa, perché ci permetterebbe di aumentare la nostra esperienza europea, cioè del calcio che conta, per tanti motivi. Avanti diavolo, andiamo avanti in sto video, grazie, proseguire, avanti. Europa League, torniamo in Europa, a casa nostra, forza, carattere, testa, cuore, anima, non c'è da sottovalutare niente e nessuno. Ieri ho detto a chiunque, anzi no ieri, in questi giorni, ho detto a chiunque che avrei giocato all'1 della Lazio col Bayern Monaco, non c'è nulla di scontato in Europa dove il calcio conta. Forza, vecchio, cuore, rosso-nero, andiamo a lavorare e voi andate avanti con sto video. Vamos! Più vicino e chi non salta è un po' corruventino là.
importante sta coppa, è importante per tanti motivi, dai. Predominio territoriale premiato! Sesto gol in stagione, il nostro altro pacco comprato, sesto gol in stagione, sempre decisivo, sempre determinante, i nostri pacchi, zitti e muti, 1-0. Ottavo gol stagionale, 2-0 per noi, stiamo sistemando questa partita. Stiamo sistemando questa partita. È solo il primo tempo. 2-0, altra doppietta della ruspa inglese, che fa sempre solo gol decisivi e cose decisive. Che ce l'abbiamo fatto, si sta risvegliando. Ma come giochiamo? Contro la settima del campionato francese. Non stiamo giocando con Real Madrid, ma questa squadra gioca sempre a calcio. Questa squadra gioca sempre a calcio contro qualunque avversario, ci prova sempre con questa dirigenza, questo allenatore e questi giocatori. 3-0, zitti e muti. Allora, il pullman mi ha scaricato come una pecorella abbandonata. Adesso ci andiamo a casa e forse un'oretta di sonno forse riesco a farmela, forse, chi lo sa. Allora, pissi pissi bau bau, è chiaro cosa vuol dire giocare con i titolari, è chiaro
che questo allenatore, insieme al resto del club, ha contribuito e sta contribuendo a costruire una mentalità europea offensiva, una mentalità propositiva, una mentalità che crea calcio, una mentalità che produce bello, il bello, ciò che non è la maggior parte di voi. È chiaro tutto questo oppure no? Che noi siamo l'AC Milan di Milano, 7 volte campione d'Europa, 4 volte campione del mondo, 19 volte campione d'Italia, sempre solo sul campo, e che non dobbiamo solo vincere, dobbiamo vincere con stile, dobbiamo vincere con eleganza, dobbiamo vincere col bel gioco, con l'estetica. Il Milan è un'altra cosa, il Milan è un'altra cosa, il Milan è un fatto culturale, il Milan eccede la materia, il Milan è celeste, come diceva Carmelo Bene. È chiaro oppure no? È chiaro che Loftus-Cheek in alcuni tratti delle partite è dominante, straripante. È chiaro che Pulisic fa sempre il suo, è chiaro che Leao sta tornando piano piano verso i suoi livelli. È chiaro che Giroud, anche quando non fa benissimo, fa tanto lavoro scuro e serve comunque a prescindere dalla squadra. È chiaro che abbiamo i migliori cambi, i cambi più proficui in Italia, che sono Jovic, Okafor e non solo. È chiaro che abbiamo giocato con dei ragazzini in più partite e continuiamo a farlo. È chiaro che Gabbi è tornato con carattere, orgoglio, testa, milanismo, perché il Milan ti cambia la vita, il Milan ti stravolge, il Milan ti ribalta in tutto e per tutto. È chiaro che Kier, anche se non ce la fa più, sta comunque facendo più di quello che potrebbe fare. È chiaro che il Milan è oltre tutto, è oltre tutti. E tutto questo non vale tanto per la partita di stasera, perché il Rennes, settimo in classifica in Francia, anche se ha vinto l'ultima partita in trasferta con il Le Havre, mi sembra che ha vinto le ultime 6 trasferte in campionato, mi sembra, però il Rennes mi è sembrato veramente poca roba. Ma il discorso è che il Milan nelle ultime 15 partite ufficiali tra campionato e competizioni europee ha vinto 11 volte ed è il secondo clean sheet consecutivo, e 2 volte è andato a recuperare partite praticamente perse a Udine e Frosinone. Quindi ha dimostrato di avere qualità, carattere, tenacia, orgoglio. È chiaro, e Sean Sogliano dopo le partite non ha mai parlato di Milan, o non ha mai parlato di episodi arbitrali controversi col Milan, Sean Sogliano. È chiaro tutto questo oppure no? È chiaro oppure no? Che da giugno 2020 in poi siamo l'unico club calcistico italiano che ha ottenuto risultati con un budget ridotto, raggiungendo il pareggio di bilancio e facendo quello che nessuno ha fatto, e che siamo anni luce davanti a tutti, perché abbiamo una squadra giovane, competitiva, dinamica, un gruppo coeso, compatto, che si è unito nel corso degli anni con i dirigenti e con l'allenatore. Annanna, vi è andata male stasera. Annanna, riprovateci domenica quando sarò a Monza, oppure la settimana prossima quando sarò in Francia. One, two, one, two, three.